Quanto bizzarro per cominciare un'intervista con il vincitore della sezione dei corti italiani a Molise Cinema 2017, Costantino Manes. Ci sei? Sì. Buonasera. Abbiamo scherzato, però insomma questa per te è stata una bella soddisfazione, immagino. Sì, anche perché Vito, che è il protagonista di Vendesi, ha girato un po' tutta l'Italia, è stato in Spagna, quindi sta girando molto. Adesso è tornato a casa, perché comunque stare qui per me è come stare a casa mia. Fino a 13 anni tu sei stato a... 13-14 anni a Montenero, poi sono andato a studiare fuori e poi vabbè, ho lavorato fuori. Adesso continuo a lavorare fuori. E... Quando hai sviluppato il tuo amore per il cinema? Allora, il mio amore per il cinema in realtà è un forte senso di amicizia per Antonio Benedetto, che è il regista. Siamo amici da sempre. E lui mi ha chiesto di fare questo lavoro e quindi, come potevo, mi ritagliavo delle consulenze vicino a Bologna e ci incontravamo e facevamo delle prove. Senti, è possibile sintetizzare un corto, che è già una sintesi per noi, velocemente? Sì, Vito è una persona semplice, un uomo semplice, un disoccupato semplice, e in qualche modo cerca di guadagnare qualche soldo provando a vendere un'auto. Non ci riesce. E poi si sviluppa tutta una serie di situazioni comiche. Senti, tu hai recitato chiaramente in questo corto, stai lavorando su altri progetti? Allora, abbiamo un progetto, cioè Antonio ha un progetto che si chiama Viaggiasi, cioè che diciamo un continuo di Vendesi. Vito alla fine non riesce più a vendere l'auto e utilizza quest'auto per campare, e quindi si inventa degli espedienti per accompagnare le persone di qua e di là dall'Italia e prova a vivere nella sua disoccupazione. Beh, vediamo questa parte seconda l'anno prossimo magari. Sì, ci vogliono molti fondi, stiamo cercando di recuperarli, però può essere. Vabbè, complimenti e grazie. Grazie a voi.